Benvenuti a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione a cura della redazione di Italia 7 sui lavori del Consiglio regionale della Toscana. Parliamo di sanità. È stato approvato il codice etico del diritto alla persona di minore età alla salute e ai servizi sanitari. È la prima esperienza per arrivare a garantire piena applicazione sulle cure, anche domiciliari, l'assistenza sin dall'epoca prenatale e il codice etico del diritto della persona di età minore alla salute e ai servizi sanitari. Elaborato dalla Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana, Camilla Bianchi, è stato sottoscritto da tutti i direttori generali delle aziende sanitarie a Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale. Il codice etico verrà adottato da tutte le strutture con un atto di impegno formale per la sua completa applicazione. Un codice etico per il diritto alla salute delle persone di minore età ospedalizzate e in assistenza sociosanitaria domiciliare e che nell'ambito della Regione Toscana rappresenta un sostanziale strumento di tutela per garantire al meglio il diritto alla salute e al benessere psicofisico delle persone di minore età. Il codice è stato adottato da tutti gli ospedali della Regione Toscana che quindi lo applicheranno, adotteranno e diffonderanno all'interno delle loro realtà sanitarie e questo non può che essere un atto di civiltà e una significativa crescita culturale per l'intero territorio della Regione Toscana. Il diritto alla salute non può non prevedere anche tutti quei profili di natura non prettamente sanitaria, ad essi comunque collegato, come il diritto all'istruzione, al gioco e alla continuità relazionale. E questa sarà quindi l'attenzione di tutti gli operatori sanitari di garantire nell'ambito del diritto alla salute ogni aspetto che possa tutelare al meglio la salute e il benessere delle nostre ragazze e ragazzi. I diritti fondamentali della persona bisognano continuamente di essere tutelati, implementati e corroborati. È il primo codice etico che viene adottato congiuntamente da tutte le aziende sanitarie, ospedaliere, universitarie della Toscana e questo decisamente è un passo in avanti nella direzione di una tutela sostanziale dei diritti fondamentali delle persone di minore età. È una giornata bella, la Toscana è sempre stata terra di diritti, una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Io penso che lo stato di democrazia di una regione, di un paese, si misuri attraverso il livello di offerta sanitaria, attraverso la tutela dei bambini, attraverso la tutela di chi soffre, di chi è più fragile, dei detenuti. Ecco, oggi un ulteriore passo avanti in questa direzione. Noi abbiamo un obiettivo, fare in modo che un bimbo che nasca a Zeri abbia gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Firenze e questo protocollo che mette insieme tutte le ASL, tutte le aziende della nostra regione risponde esattamente a questo obiettivo. La più alta onorificenza del Consiglio regionale toscano, il gonfalone d'argento, è stato assegnato ad Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. La Sala del Gonfalone di Palazzo del Pegaso è il luogo adibito alle grandi occasioni istituzionali del Consiglio regionale. Qual è la consegna di un gonfalone d'argento, la più alta onorificenza dell'organo legislativo regionale, che è stato consegnato ad Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, l'ABI, di fronte alle autorità civili e militari e ad un folto pubblico. A consegnare il riconoscimento il presidente Antonio Mazzeo. Noi siamo orgogliosi oggi di conferire il massimo riconoscimento del Consiglio regionale, il gonfalone d'argento al dottor Patuelli, per l'amore che ha per la nostra regione, luogo di formazione, luogo di crescita umana e professionale, luogo in cui in questi anni il dottor Patuelli ha ridato tanto nel suo impegno culturale, nel suo impegno professionale. La Toscana è orgogliosa oggi di poter conferire il gonfalone d'argento al dottor Patuelli e speriamo che sia ancora di più motivo di collaborazione continua. Gli studi in giurisprudenza fatti a Firenze, laureatosi con Paolo Grossi, hanno segnato l'inizio del legame tra Patuelli e la Toscana. È stato consigliere d'amministrazione della Banca CR Firenze, nonché ha partecipato allo sviluppo della Banca di Lucca del Tirreno, di cui è vicepresidente, ma la sua attività non è solo bancaria, è anche culturale.
presidente del Comitato Toscano per il cinquantenario della morte di Piero Gobetti, poi consigliere dell'Accademia dei Giorgofili, fa parte oggi dei consigli di amministrazione della Fondazione Cesifin Alberto Predieri, della Fondazione Biblioteca della Cassa di Risparmio di Firenze, dell'Associazione Amici dell'Accademia della Crusca, collabora con il Gabinetto Scientifico Letterario VSO di Firenze, presieduto dall'ex presidente del Consiglio regionale Riccardo Nencini. I legami personali sono fortissimi e io ogni occasione che ho li rivitalizzo per quel che posso. Rimane il fatto che fra Romagna, Emilia e Toscana oggettivamente c'è una connessione formidabile, non solo in termini geografici, in termini economici, in termini logistici, in termini finanziari, tutto è complementare. Non c'è conflitto di carattere economico e sociale, ci sono solo potenzialità di crescita culturale, civile, economica e sociale. E Firenze, chiaramente, e la Toscana sono la culla non solo della lingua, ma di bellissime, antiche, insigni e vitalissime istituzioni culturali di cui io ho l'onore di far parte e quindi mi danno la possibilità di ritornarci al di là del lavoro economico-finanziario. Adesso parliamo dei territori e del loro legame con l'Europa. Sono 7 i comuni toscani che hanno ricevuto un finanziamento per progetti legati ai gemellaggi e agli scambi all'interno della stessa Unione. Calcinaia, Cavriglia, Fucecchio, Montecarlo, Pontedera, Reggello e Volterra sono i 7 comuni toscani che hanno ricevuto il finanziamento dell'AICRE, l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, per i progetti legati ai gemellaggi e agli scambi all'interno dell'Unione Europea. I comuni coinvolti sono 7 e questa è la prima volta che AICRE Toscana riesce a mettere in piedi un bando con le nostre risorse dedicato proprio a questi comuni. Speriamo che sia la prima di una lunga serie. Abbiamo scelto politicamente insieme al Presidente Mazzeo e a tutto l'Ufficio di Presidenza di dare una mano a quei comuni, prevalentemente comuni medio-piccoli che magari hanno poche risorse insieme alle unioni dei comuni, per promuovere i gemellaggi. Spesso nella nostra Toscana ci sono tante relazioni, per fortuna, di piccoli comuni con comunità europee. E partono dal basso, sono le associazioni stesse, le persone, i comitati pro gemellaggi, quindi coinvolgono davvero quello che è lo spirito per cui nasce AICRE, ovvero costruire l'Europa dal basso. Ecco, questo pensiamo sia un piccolo segnale che contribuisce, aiuta, soprattutto dopo il periodo che abbiamo passato di pandemia, dove le relazioni sono state interrotte, affinché si riprendano quelle relazioni e quei viaggi per lo scambio dei ragazzi, delle nostre comunità, che fa parte della nostra cultura. Questo si aggiunge ovviamente al lavoro che AICRE fa normalmente di recepimento di quelli che sono i bandi europei. È un qualcosa in più che speriamo dia un nuovo stimolo ai gemellaggi. Noi siamo particolarmente contenti e onorati di questo contributo che viene da AICRE, perché siamo proprio reduci nella scorsa settimana. Il nostro progetto, quello presentato per partecipare al bando, ha visto la presenza a Cavriglia di 30 ragazzi con i loro accompagnatori ed alcuni rappresentanti delle istituzioni del comune di Mellica a Malta. Il nostro gemellaggio nasce nel 2007 e all'inizio ha visto soprattutto le visite reciproche di imprenditori del settore del turismo, di artisti e dell'associazionismo. Però questa volta, passata diciamo la pandemia, è stata l'esperienza forse più bella, e il progetto che abbiamo presentato ad AICRE nasce sotto il motto socratico: sono un cittadino non di Atene né della Grecia ma del mondo. Ragazzi di 14-15 anni hanno vissuto per una settimana a Cavriglia, potendo conoscere la storia, le tradizioni, la cultura del nostro territorio. Ma anche diciamo tutto quello che si sta rinnovando nella nostra terra, perché essendo un gruppo sportivo ha partecipato ad attività di lezioni di padel, lezioni di golf, lezioni di scacchi, hanno praticato nuoto, hanno fatto un piccolo torneo di calcio, e questo ha consentito di coinvolgere moltissimo tutta la comunità, perché questa è stata insomma, veramente partecipe.
Una delle manifestazioni più belle che riscuote sempre un grande successo di pubblico di ogni genere ed età sono gli sbandieratori. Tornano il 29 luglio alle 21 nel centro storico di Bibbiena. Il 29 luglio alle ore 21 nel centro storico di Bibbiena, nell'Aretino, torna Bandiere sotto le stelle, manifestazione che animerà i borghi e le piazze principali della cittadina casentinese con le bandiere dei gruppi storici. Torna Bandiere sotto le stelle, la 12ª edizione. Bibbiena e il Casentino continuano a collegarsi a delle eccellenze, in questo caso il settore delle bandiere, ospitando sbandieratori da più parti del nostro bellissimo paese e facendo condurre a uno showgirl di livello nazionale quale Maddalena Corvaia. Credo che sia la strada giusta, quella di collegare i nostri borghi, le nostre città a delle eccellenze anche della modernità o comunque che possono essere di rievocazione storica. È una strada giusta da seguire e da portare avanti per ridare slancio e vita alle nostre splendide cittadine. Un evento importante perché è quella manifestazione che un po' a livello regionale si inserisce nel settore bandiera, quindi un settore delle manifestazioni storico-culturali in maniera importante, perché a Bibbiena ormai qualche anno fa è stato firmato il documento sulla bandiera, la carta di Bibbiena, che è un documento sulla bandiera a livello europeo, e quindi in questo evento che viene fatto a luglio, in questo caso nella serata del 29 luglio nella nostra piazza Tarlati, vengono ospitati dei gruppi sbandieratori che vengono un po' da tutto il nostro paese per appunto celebrare l'arte della bandiera. Dopo 42 anni dalla fondazione, il gruppo sbandieratori e musici della città di Bibbiena si assicura così uno spettacolo da guardare tutto d'un fiato per un evento realizzato sotto l'egida dell'European Confederation Flags. Partecipare a un evento come Bandiere sotto le stelle è veramente un punto di arrivo ma anche un punto di partenza, perché ogni anno cerchiamo sempre più di alzare l'asticella e migliorarsi. Bandiere sotto le stelle rappresenta per il gruppo sbandieratori e musici Città di Bibbiena l'evento centrale, l'evento culminante a seguito anche di tutte le uscite che facciamo anche durante nel corso dell'anno, e permette di anche confrontarci con i migliori gruppi sbandieratori e musici sia d'Italia che anche esteri in una rassegna dove non abbiamo una gara, è una vera e propria rassegna dove ci confrontiamo e condividiamo entrambi la stessa passione. Attualmente siamo ad oltre 40 anni di presenza del gruppo, infatti il gruppo è stato fondato nel 1981 e ha calcato numerosissime piazze sia d'Italia che del mondo. E allo stato attuale stiamo cercando di fidelizzare e far partecipare sempre più ragazzi, perché un segno distintivo del gruppo è quello di procedere ad un progressivo rinnovamento che permetta al gruppo anche di rimanere negli anni al vertice, come del resto sta già facendo in questi ultimi periodi. Cos'è Bandiere sotto le stelle? È una rassegna, non è una gara, di sbandieratori. In questa rassegna, in questi anni, sono passati da Bibbiena i migliori gruppi di sbandieratori del mondo. Quest'anno non saremo a meno. Abbiamo avuto la nazionale della Lega Italiana Sbandieratori, abbiamo avuto la nazionale della Federazione Tedesca. Quindi una serata di colore, di folklore, di spettacolo. Quest'anno i gruppi avremo Maestà della Battaglia da Reggio Emilia, avremo un altro gruppo da Terni che si chiama San Gemini. Sono due scuole, una la scuola aretina, San Gemini, che si confronterà con la scuola ferrarese faentina. Ed è tutto anche per questa edizione. Il prossimo appuntamento con Toscana Parlamento la settimana prossima. Grazie a tutti per averci seguito.